Il 9 giugno del 1971 segna l'esordio con la maglia della nazionale di Luciano Spinosi, uno dei difensori italiani più rappresentativi degli anni 70. La selezione, guidata da Ferruccio Valcareggi, sfida a Stoccolma la Svezia in un match chiave per le qualificazioni alla fase finale del campionato europeo del 1972. Al 54esimo minuto, sul risultato fermo sullo 0-0, il 21enne difensore cresciuto nelle giovanili della Roma e poi consacratosi con la Juventus viene chiamato in causa dal CT azzurro per sostituire il più esperto Roberto Rosato. L'obiettivo è quello di congelare il pareggio per conservare il primo posto nella classifica del girone. L'Italia riesce a mantenere inviolata la porta difesa da Zoff e soprattutto scopre di avere in casa un giocatore affidabile di temperamento anche in vista dei mondiali tedeschi del 1974. Proprio la rassegna intercontinentale nella Germania dell'Ovest segnerà l'apice e la fine della carriera in azzurro di Luciano Spinosi, una carriera comunque caratterizzata da 19 presenze ed impreziosita anche da un gol.